Dopo essere finito su YouTube giapponese in cerca di contenuti particolari ed aver capito quanto la cultura giapponese sia interiormente perversa, ho notato che tramite il download di vari mod e shaders è possibile sia trasformare il mondo di Minecraft in una sorta di real life simulator, sia il vostro PC in un aereo pronto al decollo. Prima di iniziare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina ed entrare nel server Discord in caso voleste giocare su un server Minecraft aperto a tutti. Prima di tutto settiamo il mondo in hardcore mode per rendere il tutto decisamente più realistico. Dopodiché ho installato la Terrarium mod, la quale genera un mondo leggermente più piatto e tra virgolette reale. Ovviamente siamo costretti a togliere i vari cubi, perciò ho installato la No Cubes mod, ma purtroppo non tutti i blocchi verranno totalmente smussati, ma non posso di certo lamentarmi. Prima però di continuare con le mod ho inserito la Pulcra Resource Pack, che ha reso il tutto meno pixelloso. Per aggiungere quel tocco di estetica in più ho inserito la Choppa Keep Shaders, sempre che sia la pronuncia giusta. In ogni caso i link sono in descrizione. E per chiunque volesse farlo, se non avete un buon computer, vi sconsiglio totalmente di installarle. Proseguendo con le mod, ho inserito la Time Speed mod, la quale coordina l'orario di Minecraft direttamente con quello del vostro computer, rendendo lo scorrere del tempo più lungo e ovviamente realistico. Per quanto riguarda il comparto audio, ho inserito la Dynamic Surrounding mod, mentre per quanto riguarda il fattore animali, ho inserito sia la Wizard Animals sia le Exotic Birds, le quali aggiungono nuovi animali con modelli migliorati grazie alla Better Animals Models. Per concludere ho installato la Dynamic Trees mod, la quale permette la caduta degli alberi una volta rotti, e anche la Realistic Item Drops, detta anche forza di gravità. E come tocco finale di classe potete aggiungere la Seus Renew Shaders, sempre con questi nomi incredibilmente difficili, e questo che andrete a vedere è stato il risultato. Spero quindi che questo breve ma intenso video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete altri esperimenti strani da farmi fare, scrivetemeli nei commenti. Il mio computer ormai non regge più, quindi è andato. Vi invito ad iscrivervi se siete nuovi. Ci vediamo domani alla solita ora con un nuovo video. Ciao!